Anche in Puglia e Basilicata tante le celebrazioni per la festa della Repubblica, con una grande partecipazione di giovani, adulti e famiglie. Con il reparto chiuso a Francavilla Fontana, una bimba è nata in auto durante la corsa in ospedale a Taranto. Il racconto di papà Coraggio e mamma Sprint, i genitori della piccola Matilde. Il centrocampista del Lecce Federico Baschirotto racconta l'emozione per la permanenza in Serie A e la chiamata in nazionale, un successo di tutta la squadra. Una buona giornata dalla redazione di Antenna Sud, festa della Repubblica oggi, tantissime le celebrazioni avvenute a livello nazionale, anche in Puglia e Basilicata tanto. Iniziamo però a fare il punto della situazione proprio con quello che è avvenuto a Roma, con le massime cariche dello Stato ovviamente presenti, il Presidente Sergio Mattarella e anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul cielo della capitale volano le frecce tricolori, dopo il tradizionale omaggio al Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica e il Governo insieme alle più alte cariche dello Stato hanno assistito alla parata aperta quest'anno da una rappresentanza dei sindaci con la fascia tricolore. Abbiamo voluto con noi i sindaci dei territori alluvionati per aprire la parata, proprio perché crediamo che il significato della Repubblica, lo stare insieme, gli ideali, i valori, i diritti e i doveri della Repubblica siano legati alla figura del sindaco. Una delle componenti che ha sfilato è quella degli atleti paralimpici delle Fiamme Oro e degli atleti olimpici delle Fiamme Oro. E tra i compiti delle Fiamme Oro c'è quello di aprire e gestire le palestre della legalità, che sono proprio dedicate ai più giovani. La patria non è retorica, la patria sono i nostri militari, sono i volontari che stanno spalando ancora in Romagna, sono i nostri militari all'estero. Poi l'intero corpo di forze di polizia sfilato lungo i fori imperiali tra gli applausi del pubblico presente, 5.500 tra militari e civili. Un giorno speciale per il capo dello Stato che ha sottolineato che la Costituzione è un riferimento sicuro di libertà. Poi tocca il tema dei giovani, chiedono di essere ascoltati, sono l'energia vitale che va velocemente reintrodotta nel motore dell'Italia. Per Mattarella la pace non significa solo assenza di guerra. E se noi non ricordiamo che quello che abbiamo qualcuno l'ha costruito, anche sacrificandosi per questo, allora non capiamo neanche il senso del perché noi dovremmo fare dei sacrifici per chi verrà dopo di noi. La comunità nazionale, la patria alla fine è questo, è una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l'ha fatto prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri. È una festa di tutti gli italiani questa, ma il messaggio ai giovani quale deve essere? Ma di credere nei valori e nelle tradizioni, è una rappresentazione splendida del nostro paese. Viva l'Italia! E le celebrazioni si sono svolte anche a Bari, prima al Sacrario Militare una corona in onore di 75.000 caduti nelle due guerre mondiali, poi l'alzabandiera in largo Giannella. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Sono passati 77 anni dalla nascita della Repubblica. Il 2 giugno 1946 l'esito del referendum premiò questa nuova forma di governo che andò a sostituire la monarchia esistente sin dalla nascita del Regno d'Italia nel 1861. E Bari, a partire dalla resistenza della Seconda Guerra Mondiale, ha costituito una tappa fondamentale per questo percorso. Diverse le celebrazioni nel capoluogo pugliese. Prima tappa al Sacrario Militare con deposizione della corona e la firma dell'albo d'onore in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera, presenti autorità regionali, cittadine e nazionali. Significa declinare fino in fondo l'unità nazionale, evitare che ci si attardi ad egoismi, pensare agli ultimi, pensare anche in fase di governo al fatto che si debba in questo momento profondere tutti gli sforzi possibili per fare in modo che nessuno rimanga indietro. Una bellissima giornata per festeggiare la democrazia, festeggiare il piacere di essere liberi, di sentirsi liberi, perché tanti altri si sono sacrificati per darci questa possibilità. Di questo bisogna essere consapevoli, esserne fieri. Celebrazioni che poi sono proseguite in Largo Giannella, spazio in questo caso all'alza bandiera con interventi di varie autorità, letto anche il messaggio del Ministro della Difesa Crosetto. Ho voluto ricordare anche la necessità che la Costituzione divenga effettiva, citando le difficoltà di vita non solo dei nostri fratelli e sorelle dell'Emilia-Romagna, ma anche di tutti coloro che soffrono, non hanno lavoro e non riescono ad avere una vita dignitosa e felice.
Suggestiva e inedita doppia celebrazione a Taranto per il 2 giugno. Il primo momento si è svolto in Piazza della Vittoria con il prefetto Demetrio Martino, che ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti, insieme con l'arcivescovo Santoro, il sindaco Melucci e l'ammiraglio Biaggi. L'Italia ha sempre dimostrato di essere salda intorno ai valori che appunto partirono con la liberazione e quindi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e poi si consolidarono anche con la scelta fra monarchia e repubblica e poi con l'entrata in vigore della Costituzione. Cioè è un complesso di eventi che ancora oggi ci deve guidare. Oggi ci stringiamo attorno al tricolore, attorno ai valori fondanti della nostra Costituzione. È un momento molto importante dove tutti i cittadini devono sentire il senso di appartenenza, il senso di servizio a questo Paese e il senso di comunità. Per noi militari è una festa oltremodo importante, perché così è un modo per rinnovare anche il nostro giuramento, il giuramento di fedeltà alla Repubblica, con cui ci impegniamo a salvaguardarne la difesa, la sicurezza, il benessere, e quindi diciamo è una bella festa della comunità e di tutta Italia. Successivamente tutto si è spostato sulla rotonda del Lungomare, dove sono state conferite alcune onorificenze, tra queste quella di commendatore all'ammiraglio Salvatore Vitiello. C'era tra i premiati anche l'ex direttrice del Museo Marta di Taranto, Eva degli Innocenti. Suggestivo il momento in cui i vigili del fuoco di Taranto hanno srotolato il tricolore sulla facciata principale del Palazzo del Governo. I giovani studenti al centro della festa della Repubblica di Brindisi, come fortemente voluto dal prefetto Michele Alaiacona, in un messaggio di unità che guarda al futuro ed al territorio. Prima la deposizione di una corona ai piedi del monumento ai caduti di Piazza Santa Teresa con il suono del silenzio, poi la cerimonia che si è spostata presso il lungomare Regina Margherita con la consegna delle onorificenze e con l'intervento dei piccoli studenti brindisini. Infine l'esibizione dei vigili del fuoco che hanno calato il tricolore sulla facciata di Palazzo Montenegro, casa del prefetto. Volevo proprio la presenza degli studenti, dei bambini di appena 10 anni, che però hanno approfondito con grande interesse questi principi, ed è a loro che dobbiamo tramandare questo patrimonio perché possano declinarlo ogni giorno nelle loro azioni. Quindi buona festa della Repubblica a tutti noi italiani. Ricordiamo che bisogna assolutamente far comprendere anche ai ragazzi quanto sia stata importante la scelta fatta il 2 giugno. Gli italiani hanno scelto la forma repubblicana e ricordiamocelo anche per la prima volta col suffragio universale, cosa che ovviamente ha cambiato completamente lo scenario. Dopo 2 anni è nata la nostra Costituzione, che rimane un fiore all'occhiello nel panorama del diritto internazionale. Signor prefetto, lei è amato dal territorio anche per la sua umanità e per la presenza, perché lei è sempre presente, ma si è emozionato un po' quando le hanno consegnato la bandiera? Sì, devo dare atto che qui a Lecce la manifestazione assume dei caratteri veramente emozionanti. Un appuntamento emozionante ospitato dalla Scuola di Cavalleria di Lecce. Voglio ringraziare Sua Eccellenza il prefetto perché ha voluto fare questa manifestazione nella nostra caserma, nella Scuola di Cavalleria, che quest'anno compie 200 anni, quindi per noi è un grande privilegio aver ospitato questa cerimonia. Numerose inoltre le istituzioni presenti. È stata l'occasione, come tutti gli anni, per celebrare i valori della libertà, della democrazia, della nazione, del nostro tricolore, ma in questa occasione si è colorato anche di significati diversi, perché è stata l'occasione per esprimere gratitudine all'intera filiera istituzionale. Tanti riconoscimenti assegnati, importanti tra tutti quelli al rettore dell'Università di Lecce Fabio Pollice e al dottore Scardia dell'ASL di Lecce. Sì, devo dire che è una cosa che mi riempie d'orgoglio, è una grande emozione. Io credo davvero che io abbia sempre interpretato la vita al servizio del mio paese. I servizi di emergenza come il 118 sappiamo che sono assolutamente necessari e peraltro sono anche molto riconosciuti dalla popolazione. Siamo sul territorio di Lecce e della Puglia da circa 20 anni. Thank you.
Innanzitutto dobbiamo ritenere questa giornata solenne un'occasione importante soprattutto per questo territorio, per rinnovare e rinsaldare i sentimenti di unità e di amore per la nostra Repubblica e per questa terra. Una mattinata ricca di festeggiamenti con vari momenti e luoghi dedicati alla celebrazione del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Nel capoluogo dauno anche questo importante appuntamento con la storia per volere delle istituzioni del territorio viene intrecciato con i temi della legalità e dello sviluppo economico. Il programma ha avuto inizio con la consueta cerimonia in Piazza Italia, alla presenza delle massime autorità della provincia, per poi proseguire presso il Palazzo del Governo, con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e con la premiazione degli studenti vincitori del concorso Il territorio di Capitanata, la bellezza come specchio della legalità. E siamo in una fase in cui stiamo affrontando importanti sfide, prime fra tutte la sicurezza, il contrasto al crimine organizzato, la legalità, l'immigrazione e poi abbiamo una attualità che ci preoccupa molto rispetto alle attuazioni delle progettualità del PNRR, quindi abbiamo un impegno straordinario. Un importante momento di questa giornata è quello in prefettura con la consegna delle onorificenze e la premiazione di alcuni ragazzi, è così? Sì, c'è un momento importante perché abbiamo riservato una buona parte dell'evento in prefettura proprio per incontrare nuovamente i ragazzi, hanno presentato lavori importanti, bellissimi e che oggi saranno premiati e poi il premio sapete benissimo che vogliamo avvicinare tangibilmente i giovani alle istituzioni, visiteranno i palazzi istituzionali più importanti di Roma, della capitale, in particolare il Quirinale, Palazzo Chigi e il Viminale. E anche la Gran Loggia d'Italia e degli antichi liberi accettati muratori, la più grande obbedienza mista italiana, unica ad ammettere le donne nel proprio consesso, ha celebrato la festa della Repubblica Italiana, riaffermando con forza il ruolo dell'uomo nella storia e la centralità dello stesso nei tempi non certo facili che vivono le democrazie del mondo. Ci auguriamo, ha evidenziato il Gran Maestro della Gran Loggia Luciano Romoli, che il nostro paese possa essere d'esempio e di stimolo per gli altri popoli sulla ricerca di una democrazia che possa realmente far esprimere l'uomo nella sua completa libertà. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle celebrazioni per il 2 giugno, passiamo alla cronaca con un fatto che è avvenuto poco tempo fa, è un rogo che si è sviluppato a Taranto in pieno centro cittadino, un incendio appunto è scaturito in via Cesare Battisti nelle vicinanze dell'intersezione con via Icco, intorno alle 12 è avvenuto questo incendio appunto, dal balcone del secondo piano è stata subito visibile una gran nube, il fuoco e soprattutto anche il fumo che usciva dall'appartamento. Secondo le prime notizie in questo appartamento abitava una donna che sarebbe però subito stata messa in salvo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, i sanitari del 118 e anche la polizia che accerterà le cause dell'episodio. Ci spostiamo invece adesso a Francavilla Fontana con il reparto chiuso. Una bambina è nata in auto durante la corsa in ospedale a Taranto. Sentiamo proprio il racconto dai genitori della piccola Matilde. Mamma! È nata in macchina! È nata! No. Papà Salvatore e mamma Francesca, figuriamoci le sorelline Yasmin e Ginevra, mai avrebbero immaginato che questa piccolina, l'ultima arrivata, avesse così tanta voglia di venire al mondo da non riuscire ad aspettare l'arrivo in ospedale al Santissima Annunziata, preferendo piuttosto quell'auto ferma su Ponte Punta Penna. Matilde distante, nata lì a Taranto, su quella strada trafficata, tra il via vai di mezzi, sotto le luci al neon di un'umida serata di maggio. Grazie al coraggio di Francesca, mamma sprinte, e alla forza d'animo di Salvatore, papà eroe di questa bella famiglia, e di questa incredibile storia che arriva da Francavilla Fontana. Nel tragitto iniziano le contrazioni più forti, tutto il resto. All'uscita di Ponte Punta Penna, su una piazzola di sosta, mi sono fermato. E niente, l'ho aiutata a partorire perché aveva già la testa da fuori. Il coraggio, dice.
per salvare tua figlia. Era come se qualcuno nell'orecchio ti sussurrasse cosa fare, passo dopo passo. Matilde è nata grazie a quell'incredibile voglia di vivere, grazie a quella voce che è arrivata chissà da dove, guidava i movimenti e il battito del cuore di Salvatore e Francesca. Matilde è nata ed è la notizia più bella da scrivere e raccontare, da contrapporre agli odi e alle tensioni, da titolare a grandi caratteri sulle pagine di una cronaca troppo spesso nera petrolio. Matilde è pure la bimba che ancora si culla nella pancia di una futura mamma da chi, mittente 72021, ha spedito una cartolina di speranza e pure di pazienza per riottenere l'apertura di un reparto ancora sospeso nel limbo dell'incertezza amministrativa. Non mi sarei proprio avviata alla Santissima Annunziata, avrei partorito qui a Francavilla perché mi sarebbe stato più comodo avendolo a due passi. Questo che vuol dire? È una cosa assurda perché è peccato che devono passare le altre donne incinta a questa situazione, perché non lo possiamo raccontare, però può succedere magari malagradamente che qualcosa vada storto e non sappiamo con chi prendercela poi a questo punto. Adesso invece vi dobbiamo raccontare una brutta e triste vicenda di cronaca. Un pensionato di 83 anni in provincia di Brindisi è indagato per violenza sessuale nei confronti di tre nipotine minorenni. Avrebbe abusato di tre nipotine minorenni filmando in alcuni casi le violenze sessuali. Un pensionato di 83 anni, residente in provincia di Brindisi, è indagato dalla procura. Il PM Gualberto Buccarelli ha disposto perquisizioni e sequestri nella casa di campagna in cui l'uomo vive. Smartphone, tablet, computer, memorie esterne. Sarebbe infatti lì che le violenze si sono consumate sino al 2019, anno in cui le nipotine di 15, 12 e 11 anni hanno avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori. A sostegno delle tesi accusatorie ci sarebbero anche referti medici che attesterebbero gli avvenuti abusi sessuali con la doppia aggravante di essere stati commessi ai danni di ragazzine minori di 14 anni e per il legame di parentela. A rendere, se possibile, ancora più torbida la vicenda il fatto che l'anziano pare usasse filmare le violenze con telefonini e tablet, proprio alla ricerca di quei video che aggraverebbero ulteriormente la sua posizione, è finalizzato il decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei giorni scorsi. Parliamo invece adesso del maltempo, con una vera e propria bomba d'acqua che ieri si è abbattuta su Taranto con gravi disagi. Tanta paura per un nubifragio che si è abbattuto a Taranto, una vera e propria bomba d'acqua sul capoluogo ionico, in particolare danni e disagi al rione Paolo VI, dove si sono verificati allagamenti che hanno bloccato il traffico. Impraticabile viale Cannata, la principale arteria del popoloso quartiere, gravi disagi anche in viale della Liberazione, allagate le zone vicine e parte dell'area parcheggio di un centro commerciale. L'acqua ha invaso abitazioni, scantinati, negozi e uffici. Tantissime le segnalazioni giunte ai centralini di emergenza, sul posto i vigili del fuoco che hanno operato con le pompe idrovore, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale. Tante le auto rimaste in panne, gli automobilisti sono stati soccorsi dalle forze dell'ordine, i carabinieri hanno dato aiuto ad un'anziana di 81 anni che si trovava in una delle vetture ferme nell'acqua. Duro lavoro anche per i vigili del fuoco, uno di loro ha tratto in salvo una persona diversamente abile rimasta bloccata all'interno di un'automobile. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per le persone, è quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale, che con il coordinamento degli assessori alla polizia locale, Ciraci e lavori pubblici giorno è intervenuta tempestivamente attivando il centro operativo comunale. La polizia locale si è recata sul posto per gestire i disagi causati dagli allagamenti, ha chiuso al traffico viale Cannata in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra il centro commerciale e via Grandi. Si è inoltre verificato un enorme smottamento dell'asfalto all'incrocio tra viale del Lavoro e viale del Turismo. Un intervento specifico ha poi riguardato la scuola Pirandello, che è stata evacuata dal poco personale presente. Ci spostiamo invece adesso a Bari, dove fa discutere la prossima introduzione della tassa di soggiorno per le strutture ricettive. Continua a far discutere l'introduzione della tassa di soggiorno a Bari, provvedimento che potrebbe essere presto realtà, anche se Federalberghi continua ad opporsi con forza, chiedendo allo stesso tempo un confronto col sindaco De Caro.
L'imposta viene infatti ritenuta iniqua ed inopportuna. L'assessore al turismo, Ines Pierucci, replica così. È una tassa di scopo, come sappiamo, servirà ad incrementare i servizi di cui tutte le città che ambiscono ad essere città europee come Bari devono dotarsi. Con le associazioni di categoria che naturalmente non sono mai stati d'accordo dall'inizio perché temono di una diminuzione del flusso dei turisti, ma io dati di questo tipo in altre città dove c'è stata la tassa di soggiorno e i turisti siano diminuiti per questo motivo ho fatto una lunga ricerca ma non l'ho trovata. Il dito è inoltre puntato sulle spese che sarebbero possibili grazie ai futuri introiti e sulle eventuali differenze di tariffe tra strutture ricettive situate in centro ed altre in quartieri più distanti o periferici. Ho letto sui giornali persino che c'è una differenziazione o richiedono una distinzione di tassa a seconda dei quartieri più periferici, meno periferici, con una distinzione anche di tariffa. Anche qui mi sono informata, non ho trovato città come Napoli, Bologna per numero di abitanti simile o Firenze nella quale città ci sia una distinzione di tariffa a seconda dei quartieri. Forse viene detto perché ci sono servizi che vanno implementati in alcuni quartieri, ma quello deve accadere a prescindere dalla tassa di soggiorno, cioè si può fare sempre meglio, i servizi vanno implementati non solo per i cittadini temporanei, i quali a me piace chiamare i turisti, ma per tutti. Tutti gli incontri che ci verranno richiesti, non è mai stato negato nessun incontro, siamo a disposizione, penso che sia una tassa della quale gioverà saranno tutti. Ed è tutto per questa edizione, grazie a voi tutti per essere stati con noi e un buon 2 giugno. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.